Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere, questo scarico del bidet è marcio in questo punto, si è rotto anche e quindi perde. Ora ne abbiamo preso un altro nuovo che però è compatibilissimo, ma bisogna accorciare un paio di pezzi per renderlo utilizzabile. Quindi ora smontiamo quello vecchio per confrontare le misure. Ci segniamo con un pennarello, non è indispensabile, però è utile magari farlo per tenerci bene il segno, e con un seghetto manuale andiamo a tagliare il primo pezzo. Una bella scartavetrata sia all'esterno che all'interno per evitare sia di tagliarci che di rovinare magari le altre parti. Confrontiamo il tutto e siamo a posto. Ora passiamo all'altra parte, andiamo a confrontare le misure, vediamo che quello vecchio scende un po' di più. Lo possiamo anche estrarre per confrontarlo meglio, però i due sifoni non sono completamente identici all'interno, quindi in quello vecchio scendeva un po' di più, in quello nuovo scenderà un po' di meno. Quindi dovremmo confrontarli montati e andare a togliere la parte che scende di meno e quindi sporge di più all'esterno. Una volta confrontato e segnato, rimisuriamo per sicurezza e sempre con il seghetto andiamo a tagliare la parte in eccesso. Sempre scartavetriamo e con una lima passiamo anche all'interno per evitare le sbavature che ci facciano del male e per rifinire il lavoro. Ora possiamo rimontare il sifone nuovo nel modo corretto, con le guarnizioni nella giusta direzione in modo che non perda. E possiamo passare alla seconda parte, ovvero ci rechiamo nel bagno, stringiamo per bene tutte le giunture ed ora possiamo rimettere il sifone al suo posto. Inseriamo nello scarico a muro e riavvitiamo il raccordo che va alla bidet. Stringiamo il tutto, ovviamente senza esagerare e stando attenti a non causare danni alle parti già montate. Stringiamo il giusto, dopodiché apriamo l'acqua e possiamo verificare l'effettiva efficacia del lavoro. Se non ci sono perdite, anche questa volta abbiamo risolto il nostro problema. Anche questo video è terminato, se avete delle domande potete farle nei commenti. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di mettere mi piace e condividetelo. Io vi ringrazio per la visione e vi chiedo di iscrivervi al canale per restare aggiornati sui prossimi video.